Benvenuti a tutti a questo nostro terzo incontro. Questa sera cominceremo a smanettare con Excel Learning. Vedremo la parte dell'inserimento del testo, delle immagini, dei filmati e cose di questo genere. Praticamente la costruzione della lezione. Nel prossimo incontro invece vedremo le verifiche e i test, come realizzarli con Exe, e poi faremo una discussione sul come ci conviene utilizzarli, se con Exe pur avendo Moodle oppure avendo Moodle, passarli su Moodle e lasciare a Exe solamente la parte della lezione vera e propria. Voi avete che è Exe che è diviso in tre parti. Questa prima parte dove si costruisce la struttura del nostro LO. Questa seconda parte che elenca gli device, cioè gli oggetti che formeranno il nostro LO. E la terza parte, questa più grande, che praticamente servirà a vedere praticamente quello che stiamo costruendo. In questa terza parte voi avete due schede, una che è quella dove lavorerete, un'altra un po' più nascosta, dove voi inserirete poi in un secondo tempo quelli che sono i metadata. Cioè praticamente la catalogazione del vostro LO per fare in modo che la piattaforma che poi lo riceverà riesca a leggere perfettamente quello che voi avete fatto con lo stesso ordine logico e con praticamente tutte le informazioni che servono alla piattaforma per rendere l'LO esattamente come voi lo avete creato. Cominciamo a vedere come si costruisce questa prima parte. Allora, questa prima parte abbiamo detto che rappresenta la struttura del nostro LO. Quindi questa sarà la pagina di inizio. Possiamo rinominarla, per esempio, e chiamarla copertina. Io adesso utilizzo dei nomi che possano servire semplicemente da esempio. Qui chiaramente noi metteremo qualcosa che presenti il nostro LO, per esempio un'immagine, per esempio un titolo. Ad esempio, qui ci mettiamo un'immagine e sotto il titolo dell'LO. Per inserire un'immagine, noi utilizzeremo semplicemente il testo libero. Questo e-device assomiglia tantissimo al vostro Word, versione semplificata. Quindi potrete utilizzare la formattazione, grassetto, corsivo, sottolineato, grandezza del testo, colore del testo, evidenziazione del testo, utilizziamo questo pulsante, stiamo usando il pedice, quindi scriveremo le nostre lettere al piede della lettera precedente. Questo invece come esponente. Per fare questo usiamo il testo libero. Praticamente questa è una pagina che si assomiglia tanto a quella di Word e viene utilizzata più o meno alla stessa maniera. Grassetto, corsivo, sottolineato, grandezza del font, colore del font. Carica, eccolo. Sottolineatura, evidenziazione in vari colori. Poi qui abbiamo pedice e apice. Allineamento del testo.
gli elenchi, rientro del testo, le ancore che servono per collegare una pagina ad un'altra in maniera non sequenziale, le vedremo a parte, taglia, copia, incolla, eccetera. Poi qui ci sono due pulsanti, due cartelline, una con la scritta T e una con la scritta W. Quando noi utilizziamo copia e incolla, per esempio un testo da un altro programma, soprattutto un file di testo che proviene magari da Word, dobbiamo pulirlo da tutta la formattazione tipica di Word o tipica di un formato testo. Quindi per poter, per esempio, inserire un testo in Word, noi dovremo aprire questo, inserire copiando, incollando qui la scritta che vogliamo metterci. Io adesso ce lo sto scrivendo perché non ho un testo copiato, e glieli inserisce. In questa maniera il testo, come vedete, viene inserito senza nessuna formattazione. Starà poi a noi il compito di formattarlo in maniera diversa, di dargli un carattere, vediamo questo che è particolare, e scriviamo anche questo con un colore particolare. Allora, a questo punto potete inserire tranquillamente l'immagine di cui parlavamo. Allora, l'immagine ce la dobbiamo trovare sul nostro computer e importarla. Vediamo dove sta. Prendiamo questa. Inserisci. Ecco, la nostra immagine è stata inserita. Se avessimo scelto questo secondo pulsante, potevamo inserire un filmato. Per esempio un filmato di YouTube, ma questo chiaramente nella parte centrale. Se sceglievamo questo invece, potevamo inserire una formula matematica. A questo proposito, ExeLearning può inserire delle formule, adesso poi lo vedremo, con il sistema LaTeX e quindi trasformare la nostra formula, sia semplice che complicata, in una immagine che viene inserita all'interno dell'LO. Poi questa è una barra di divisione come quelle che vengono messe sui siti web. Questo l'abbiamo vista, la famiglia dei font. Con questo si inserisce invece una tabella. E nel momento in cui inseriamo una tabella vengono attivati questi altri pulsanti che sono i pulsanti della tabella. La cartella gialla con la T. Allora, tu puoi avere da inserire un formato testo preso da un qualsiasi altro programma, per esempio un testo, facciamo un esempio, preso da una pagina web. Se il testo non è Word, usi quello con la T. Se il testo è Word, usi quello specifico per Word. Di fatto funzionano nella stessa maniera, tolgono semplicemente la formattazione. Poi qui, se fate qualche link, si attivano questi due che sono la catenella, inserisci un link, la catenella rotta, stacca il link. Qui tornate indietro, come esattamente come in Word. Adesso forse caratteri particolari. Qui passate alla parte HTML. Praticamente vedete semplicemente l'HTML di quella pagina. E questo serve per cancellare. Una volta che siete sicuri che la vostra pagina va bene, salvate. Adesso qui per esempio non è molto centrato, quindi rientriamo dentro
e facciamo scendere un pochino il lavoro. A questo punto il vostro Leo ha bisogno di altre pagine, quindi dobbiamo inserire una pagina. Tenete conto che la pagina si aggiungerà come figlia della linea che voi avevate evidenziato. Io mi ero messa qui su copertina, lui ha inserito la pagina come figlia di copertina. Quindi se io devo aggiungere un'altra pagina allo stesso livello di quella che ho aggiunto, mi riporto su copertina e inserisco la seconda pagina. Adesso seleziono la pagina dove voglio scrivere e la rinomino. Qui mettiamo per esempio pagina 1, voi metterete il titolo dell'argomento, chiaramente. Normalmente nella seconda pagina di un LO ci andrebbero alcune informazioni, per esempio gli obiettivi dell'LO e le conoscenze preliminari che devono avere le persone per fruire di questo LO. Se esistono, si scrivono, se no, basta scrivere nessuna competenza particolare viene richiesta per la fruizione. Poi chiaramente questo lo formatteremo col solito sistema. Ok? Adesso non sto a metterci tanto. Come vedete, il programma inserisce chiamiamolo in una cornice particolare ognuno degli device. E ognuno di loro avrà una sua iconcina. Questo è spiegato meglio all'interno del pacchetto degli stili nel manuale, perché quando voi dovete ricostruire uno stile e volete farne uno nuovo, gli dovete inserire tutte queste iconcine che verranno inserite nelle varie schermate e rinominarle esattamente come lui le cerca, quindi come quelle che appartengono a ognuno degli stili standard. Dopo le conoscenze preliminari abbiamo detto che ci mettevamo, dove stava? Gli obiettivi. Gli obiettivi, non so cosa scriverci, ci scriviamo babà. Salviamo. Vedete che gli obiettivi ha un altro diverso identificativo. Sulla seconda pagina dovrebbe bastare questo. Tenete conto di una cosa che è molto fastidioso nel momento in cui l'LO è finito, dover avere dei testi molto lunghi o delle pagine molto lunghe. Perché costringe l'utente a scorrere la pagina ed è una cosa fastidiosissima. Quindi è preferibile mettere più pagine in maniera che ci sia la transizione da una pagina all'altra, piuttosto che dover scorrere tutta la pagina lunghissima. Allora, passiamo qui. Rinomina. Passiamo all'altra pagina e mettiamo pagina iniziale dell'LO. Chiaramente anche qui voi ci metterete un titolo che dirà cosa c'è dentro la pagina.